dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. Molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato. Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. Non risparmiò il mondo antico, ma tuttavia con altri sette salvò Noè, banditore di giustizia, mentre faceva piombare il diluvio su un mondo di empi. Condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in ceneri, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio, soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri gloriosi decaduti, mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore. Ma costoro, come animali irragionevoli, nati per natura a essere presi e distrutti, mentre bestemmiano quel che ignorano, saranno distrutti nella loro corruzione, subendo il castigo come salario dell'iniquità. Essi stimano felicità e piacere di un giorno, sono tutta sporcizia e vergogna. Si dilettano dei loro inganni mentre fan festa con voi, agli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato. Adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di maledizione. Abbandonata la retta via, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, di Boso, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua malvagità. Un muto giumento, parlando con voce umana, impedì la demenza del profeta. Costoro sono come fonti senza acqua e come nuvole sospese dal vento. A loro è riservata l'oscurità delle tenebre. Con discorsi gonfiati e vani adescano mediante licenziose passioni della carne coloro che si erano appena allontanati da quelli che vivono nell'errore. Promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione. Perché uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, ne rimangono di nuovo invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo precetto era stato loro dato.
Si è verificato per essi il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltarsi nel brano. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo, alla presenza di Gesù, ecco, ricordando anche le recenti parole del Papa che ha avvertito e ha allertato un po' tutti i cristiani dal tema sempre attuale e incombente dei falsi profeti e dei falsi maestri che introducono eresie perniciose. Ecco, ascoltiamo il primo dei principi degli apostoli, dei vicari di Cristo in terra, che è San Pietro, ammonire con parole molto molto forti i membri della Chiesa di Roma, a cui è diretta la seconda come la prima lettera di San Pietro Apostolo come primo destinatario. E poi, ovviamente, essendo parola rivelata, quindi parola di Dio e non di uomo, a tutti noi. Qui il problema è un problema che attanagliò in maniera abbastanza virulenta e drammatica la Chiesa delle origini, il problema della dissolutezza. È evidente che da tutto quanto il contesto, ecco, condito di parole molto molto forti e di esempi assai eloquenti come Sodoma e Gomorra, come il profeta Balaam di Besor e altri, e qui San Pietro allude al mare di fango che deriva da quel vizio capitale che è la lussuria. E purtroppo una delle prime eresie che si diffuse nei primissimi tempi apostolici, e poi se ne parla anche nel libro dell'Apocalisse con termini molto forti, dando un nome e cognome a queste prime sette chiamate i Nicolaiti, erano pericolosissimi personaggi che praticamente insegnavano questo, che per essere salvi bastava credere certamente alle cose rivelate, ma anche ad una serie di pseudo, ovviamente, rivelazioni segrete, nascoste, riservate a pochi eletti, che avrebbero aperto una sorta di illuminazione mentale. E una volta ricevuta questa illuminazione mentale, quindi tale da illuminare completamente lo spirito, il resto della vita umana, in particolare il corpo, sarebbe stato, come dire, del tutto irrilevante. Illuminato lo spirito, qualunque cosa succeda al corpo non c'è nessun problema, dicevano questi eretici. Quindi, non solo che si possono, ma anche è consigliabile godere tutti quanti i piaceri impuri, perché tanto non avrebbero fatto alcun danno allo spirito illuminato da queste pseudo verità. A noi che stiamo nel XXI secolo, forse queste considerazioni un po' puerili ci fanno sorridere, ecco. Però allora così non era, ecco. Certamente oggi non tornano e non appaiono alla nostra attenzione in maniera così grossolana e infantile, ecco. Però ritornano, sono ritornate potentemente in questi ultimi due secoli, forse tre, attraverso tutta quanto una serie di ben più raffinate dottrine, assai ben orchestrate, apparentemente attendibili, intelligenti, ecco, proprie di persone mature, passo con i tempi, aggiornate, eccetera, che però hanno sempre come fine sottile questo, ecco, cercare di togliere il senso del peccato e soprattutto di sdoganare, se si può passare insomma questo termine, la via all'impurità, ecco. Questo è venuto in forme, come dire, grossolane anche recentemente, ma anche in forme raffinate. E il problema di tutte quante queste pseudo dottrine, adesso sono veramente tantissime, io purtroppo ho un pochino di esperienza anche per conoscenze, anche per documentari, per libri letti, specialmente in certi ambienti, insomma, del mondo è pieno di queste
di queste cose, certamente stiamo facendo, siamo in un contesto di preghiera e di adorazione, non è opportuno, ecco, fare riferimenti contingenti, però alcuni fatti, questo è doveroso dirlo, che hanno coinvolto anche uomini di chiesa anche abbastanza rilevanti, sono negli anni passati, sono andati alla ribalta delle cronache, no? E si rimane sconcertati, insomma, da come si possa rimanere accalappiati, ecco, da tali sciocchezze, eppure così è. Allora, quello che dobbiamo trarre, ecco, da questo forte insegnamento di San Pietro è semplicemente questo: i piaceri bassi, quindi quelli che rendono, che degradano l'uomo, ecco, da una forma di sfrenatezza, ecco, che non è certamente degna della sua natura, che è eminentemente spirituale. Non siamo semplicemente un ammasso di cellule, come nessuno va dicendo. Noi abbiamo un'anima, che ha, come spiegano i maestri di spirito, che è fatta per godimenti, tra virgolette, ben più alti di quelli illeciti e impuri. La nostra anima è fatta per Dio, per dilettarsi della sua verità, della sua bontà, della sua bellezza, della sua santità. Quindi ogni volta che noi vediamo che c'è qualche forma di pensiero che in qualche modo cerca di portarci verso il basso, aprire, diciamo così, il nostro cuore a una certa condiscendenza o indulgenza con ciò che è sempre stato oggetto di forte attenzione da parte di tutti i maestri di spirito nella Chiesa Cattolica, cioè su questa materia noi oggi siamo molto leggeri, ma se si studiano le testimonianze dei santi, dei dottori, dei maestri di spirito ininterrotti di 20 secoli, ecco, si vedrà che quando si toccava la materia dell'impurità si entrava veramente in una zona rossa, ecco, che appena ti muovi ti scotti e ti scotti pesantemente. Queste sono state sempre le indicazioni date universalmente da tutti. E nella Santa Chiesa Cattolica c'è sempre un grande criterio di discernimento, che ciò che è sempre stato, ecco, non può cambiare totalmente. Nel corso del tempo possono crescere, come dire, le modalità di comprensione, di attuazione di certi principi, ci sono dei cambiamenti che sono dovuti alla necessità che anche la Chiesa doverosamente ha di calarsi nei tempi storici, nelle circostanze in cui vive, certamente, ma questo non può portare uno stravolgimento, ecco, di pensieri che sono stati costanti per 2000 anni, perché se questo dovesse accadere noi dovremmo ammettere che per tanti secoli lo Spirito Santo ha permesso che fior di santi, fior di papi, fior di concili, fior di dottori fossero ingannati su temi così grandi e avessero, diciamo, insegnato dottrine erronee. Questo è assolutamente impossibile anche solo da concepirsi. Cioè, sappiamo che nella Chiesa a volte si esagera un po', ecco, malamente, con il cosiddetto concetto di tradizione. Ma la tradizione con la T maiuscola, che viene dal latino tradere, cioè consegnare, non è altro che il passaggio di generazione a generazione, ecco, di contenuti, dati di fede o di morale, che sono certi e che devono semplicemente essere tramandati, trasmessi e certamente sempre meglio, sempre più spiegati, perché possano essere interiorizzati. Quindi quando c'è qualche cosa che stona da questo splendido coro, ecco, che la Chiesa canta all'unisono, certamente nella varietà degli strumenti, no? In un'orchestra non c'è un solo strumento, ci sono tanti strumenti, ci sono tante vie, tanti modi di santificazione, tante strade, tanti stati di vita nella Chiesa, no? Però si suona una stessa sinfonia. Se in un'orchestra c'è uno strumento che comincia a darsene per conto suo o è completamente scordato, tutti se ne accorgono e
è qualcosa che assolutamente non va, non funziona. E non è che tutta l'orchestra deve raccordarsi a lui, ma sarà lui che dovrà riprendere lo spartito e suonare bene, oppure prendere lo strumento e accordarlo. Ecco. Siccome qualcuno di questi, cioè alcune di queste operazioni sono state studiate a tavolino, cioè il principio della corruzione dei costumi, sembra che sia stato, pare storicamente provato, utilizzato proprio dai nemici della Chiesa, quindi da quelli che la vogliono distrutta, come una sorta di, come dire, di apripista. Se riesco a instillare nelle coscienze un calo su questo argomento, quindi un'apertura indebita, un certo, chiamiamolo, incipiente e progressivo libertinaggio, fino ad arrivare purtroppo a livello di società, questo è un piano che sembra riuscito, perché le nostre società occidentali hanno completamente perso certi valori. È vero che grazie a Dio nella Santa Chiesa Cattolica molti fedeli e evidentemente la stragrande maggioranza dei ministri e dei pastori è perfettamente rimasto in linea, consono, vive queste cose, anche con fatica insegna queste cose. Però certamente è stata un'operazione che, se fosse vero che qualcuno l'ha ordita a tavolino, ha prodotto dei frutti. Ecco. E San Pietro veramente usa parole di fuoco, e è da riflettere prima di chiudere la meditazione e passare al silenzio su questa frase: ma promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione. Certamente c'è qualche anno di più, ricorderà gli slogan degli anni 60, degli anni 70, io ne ricordo qualcuno di quando ero bambino, l'ho visto insomma nelle immagini di repertorio. E stiamo producendo società semplicemente corrotte, quindi che stanno creando problemi su problemi, depressioni su depressioni, insomma, sofferenze su sofferenze, famiglie distrutte su famiglie distrutte, bambini insomma che, o ragazzi che non sanno veramente più da che parte orientarsi. Insomma, mia povera e piccola esperienza, ho avuto già modo di constatare insomma queste cose, no? E promettono libertà ma sono schiavi della corruzione, e qui il titolo della meditazione: uno è schiavo di ciò che ha vinto. Ecco, non c'è niente che può entrare nel nostro cuore se la nostra volontà non vi accondiscende. Per cui bisogna fare attenzione, perché il principio attraverso cui il male entra in noi e attraverso cui agisce sia il nemico della nostra salvezza che i suoi collaboratori umani, volontari e involontari che siano, è questo: convincerti che non c'è niente di male. Se non c'è niente di male, tu quella cosa la farai, e appena hai fatto quella cosa, si ripete un po' la stessa cosa che successe ai tempi del peccato originale, pum, cadi in trappola, cadi nelle mani di chi ti ha ingannato e chi ti ha vinto, e poi purtroppo arrivano i guai. E per cui nessuno mai si faccia vincere e ingannare. Qui chiaramente San Pietro parla ai pagani, ma sappiamo tutti quanti che i pagani avevano una vita dissoluta e corrotta, soprattutto su certi argomenti. Quindi per un pagano che veniva da una vita assolutamente disordinata sotto questo punto di vista, forse con l'inganno tornare ai vecchi vizi significava insomma una cosa gravissima, no? Sarebbe stato meglio per loro non aver mai conosciuto la giustizia. E cita il drammatico proverbio, insomma, citando un passo dell'Antico Testamento: il cane è tornato al suo vomito e la scrota fra lavate è tornata ad avvoltolarsi nel braccio. Una cosa davvero, immagine davvero brutta e forte, ecco, però che rende bene ragione insomma della drammaticità insomma di questa situazione. Ecco, il tempo di Quaresima ci invita a un profondo esame di coscienza e soprattutto a rafforzare fortemente insomma la nostra fede e ad essere ben radicati in un sano però anche vero e profondo senso del peccato, perché i falsi maestri fanno facile breccia su chi ha poco curato la formazione della coscienza e la formazione della fede. Ecco, per cui davanti a Gesù, iniziando questo tempo benedetto, possiamo davvero provare a
fare qualche proposito, non solo in questo tempo di Quaresima, ma anche nelle circostanze più comuni e ordinarie della nostra vita, per curare bene questo punto. Ecco, perché in un momento in una società così frammentata, frastagliata, che ormai ha perso i legami con la fede, è quanto mai importante avere una buona attrezzatura interiore per non lasciarsi sedurre, abbindolare o ingannare. Ma come San Paolo, come San Pietro stesso dice in altri passi delle sue lettere, resistere al demonio rimanendo forti nella fede e saldi in ciò che la Santa Chiesa ha sempre insegnato e creduto e che è pienamente attuale, anche se oggi è sbeffeggiato, a volte ridicolizzato, nei tempi odierni. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.